Sanso, CFO di Fontana Fredda. Abbiamo iniziato nel 2015 a convertire totalmente l'azienda in settore biologico. Oggi coltiviamo tutti i nostri 120 ettari totalmente biologici e pigiamo circa 5 milioni di quintali di uva all'interno delle nostre cantine. Tutta l'uva arriva dai nostri terreni, dai nostri 120 ettari e da circa 295 coltivatori che da sempre, per storia, portano le uve all'interno della nostra cantina. Definiamo la nostra cantina un villaggio, una comunità, e la comunità porta da sempre rispetto per la terra e rispetto per il lavoro degli uomini. Rappresentiamo la Langa in tutti i suoi tipologie di vini, ma in modo particolare siamo la più importante cantina a livello di Barolo e di Alta Langa, vini di pregio che fanno l'eccellenza di questo territorio delle Langhe. Rappresentiamo 5 crew cercando di creare una sinergia fra tutte le persone che partecipano a questo territorio. Possiamo quindi dire che il nostro vino è verde, e proprio perché è verde l'azienda si impone di avere massima attenzione per tutti i rischi che vanno a colpire la nostra azienda. Fontana Fredda da sempre utilizza la copertura sui rischi assicurativi della grandine, del vento, della siccità. Sono Alessandro Bellini, responsabile per l'Italia di Buac Italia Assicurazioni. Qui oggi ci troviamo in una splendida cantina e l'uva da vino rappresenta una delle principali colture assicurate in Italia e presenti sul nostro portafoglio. Possiamo raggruppare il nostro portafoglio prodotti in due grosse linee. Una linea definita standard ed è una linea che rappresenta dal punto di vista assicurativo quello che il mercato italiano già conosceva. Abbiamo poi una seconda linea che è un marchio registrato, una linea che si chiama Secufarma ed è la linea che utilizziamo maggiormente per la cucitura su misura di prodotti assicurativi su specifiche esigenze. Nello specifico la linea Secufarma per l'uva da vino è una linea che, al di là dell'applicazione di franchigie differenti, presenta un riconoscimento di danno qualitativo molto particolare, molto, in alcuni casi molto più spinto rispetto alla linea tradizionale, proprio perché va a coprire quelle che sono le esigenze del singolo territorio. Il cambiamento climatico, accompagnato anche da una politica ministeriale volta a favorire una copertura sempre più completa per gli agricoltori italiani, ha fatto sì che i pacchetti di garanzie negli anni si siano ampliati di molto, andando da un pacchetto a 3 garanzie classico, grandine, vento forte, eccesso di pioggia, fino ad arrivare a un pacchetto completo che vada a comprendere anche i rischi definiti in questo momento catastrofali, come siccità, alluvione e gelobrina. Stiamo ricevendo ulteriori richieste per adattare i prodotti assicurativi anche nella visione di un ottenimento, di un percorso di maggior sostenibilità ambientale che molte aziende agricole in Italia, soprattutto le aziende vitivinicole, stanno attraversando. Quindi strumento assicurativo non solo come strumento di copertura finanziaria dei costi e del reddito dell'azienda, ma strumento assicurativo anche come strumento necessario ad accompagnare il percorso verso la sostenibilità ambientale richiesta dal consumatore.